Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati con un nuovo video di un nuovo modello della Cooler Master. La fisionomia del case ricorda lo stile Cooler Master, naturalmente. La linea Masterbox in particolare. La linea Masterbox, vabbè, infatti ricalcano comunque sia, si chiama Masterbox, quindi linea Masterbox. E siamo curiosi di vedere quale novità sono state apportate, oltre al lato estetico, anche al lato comunque per noi assemblatori, quello che ci interessa di più, ovvero dentro com'è distribuito, quali cose possiamo andare a trovare, pregi e difetti di questo case. Quindi non ci resta che andarlo ad aprire e vediamo che cosa scopriamo. Già te lo dico, è troppo dark. Dark davanti, dark da qua, un po' dark. Perché? Questa è una domanda che faccio a tutti i produttori di case: perché mettete le viti a pomello se poi le stringete a morte e serve comunque il cacciavite per togliere? Che poi in realtà in questo modello noto con piacere che c'è una vite sola, perché il sotto non c'è, perché vuol dire che hanno fatto un pannello, si vede, ad incastro, e infatti così è. Stile, se lo vogliamo dire, te lo possiamo dire, stile NZXT, quindi con questi pomelli che fanno sì che il vetro si poggia e si incastra, e la vite è per sicurezza. È grandino, leggermente più grande forse dell'MB530, perché l'hanno alzato leggermente, forse per lasciare proprio più spazio all'alloggiamento per il dissipatore a liquido. Si può montare un ATX standard, micro ATX, mini ATX, insomma tutti i formati tranne l'extended, perché poi qui c'è un leggero scalino che si nota poco purtroppo. Però quindi fa sì che comunque l'extended, anche se ormai si è andata un po' a perdere nel corso degli anni. Allora, ci danno in dotazione solo una ventola posteriore comunque sia ARGB. Davanti lasciano comunque una predisposizione per tre ventole da 12, dove si può andare a montare anche un dissipatore a liquido. Notare comunque lo spazio che c'è per ventole e radiatore proprio in questa parte, quindi si può montare anche un 360 in fronte. Però non ci danno comunque sia le tre ventole ARGB. Nella parte superiore del case troviamo comunque lo spazio, abbastanza spazio per farci entrare un altro radiatore, parecchio proprio, sempre da 360, molto spazio, con questi fori comodi per far passare i cavi appunto del dissipatore e dell'alimentazione della CPU. Notiamo che ci sono gli alloggiamenti per ventole da 14 e per ventole da 12. Naturalmente se si vuole montare un 360 questa cosa sarà da appurare poi un po' di più per vedere se ci entra, perché le tre ventole da 12 sì, ci vanno, è confermato, ma il radiatore, che dipende dal tipo di dissipatore a liquido, perché alcuni hanno il radiatore includendo la pompa direttamente attaccata al radiatore, fa sì che serve un po' più di spazio, quindi in questo caso è capace che siamo un po' stretti, considerando anche che ci sono dei cavi del fronte che escono da qui, l'USB 3 eccetera, che potrebbero magari dar fastidio in fase di alloggiamento. Però sono stati intelligenti, li hanno fatti passare leggermente più in basso, quindi lasciando questi 4-5 cm sopra, non male. Ci sono i gommini che sono un evergreen, non passano mai di moda, specialmente molto adottati e utilizzati da Cooler Master, proprio per far sì che il passaggio dei cavi venga un po' poi nascosto e mascherato, quindi questa è una cosa che continuiamo ad apprezzare. La parte invece inferiore del case, quindi hanno lasciato una finestra, quindi fa sì che comunque ti fa capire che è un case di fascia media, medio-alta, una finestra intagliata per l'alimentatore e una bella griglia anche per far vedere l'alimentatore dall'interno del case e lasciare anche la scelta all'utente, all'assemblatore, di mettere la ventola verso l'alto o verso il basso, che va a pescare aria da sotto, quindi in questo caso si può scegliere, questa cosa è molto buona. Molto comode queste feritoie, queste fessure per l'audio frontale, i tasti comunque di accensione e tutto quanto, perché sono molto larghe, quindi sono molto capienti questa cosa. Però sai, io sono sempre molto critico, hai fatto 30, fai 31, ne hai messi 2, metti 3. Pure il terzo, perché la maggior parte delle schede madri è proprio qui che andrà, sì, ad avere poi i pulsanti frontali, sì. Tu dirai vabbè, ma sei troppo pignolo, però comunque vedere il cavo che esce qua, fa questa vero, strada fa un giretto, e va qua, sì è vero, ne potevi fare magari due più, tre più piccole anziché due più grandi, va bene, questo è vero. Andiamo a vedere poi la parte superiore, visto che ci siamo la vediamo subito. Allora, naturalmente ormai immancabile il filtro calamitato antipolvere, e se ci ricordiamo alcuni vecchi Masterbox sopra completamente chiusi, ormai hanno totalmente abbandonato quel tipo di progettazione. Il frontale, che è la cosa naturalmente che fa sì che l'estetica sia più definita, adesso vabbè c'è la pellicola protettiva, però togliamo. La possiamo togliere. Aspetta un attimo, che questo è per molti è porno, vai.
Eccolo. A posto, puoi continuare. Ok. Il frontale non allora, ci fare le ditate, te lo no, dico. No, è in plastica lucida, quindi molto bella. Naturalmente questa qui bisogna starci attenti quando si spolvera, quando è, perché comunque tende poi a graffiarsi e contro luce poi si vede. Solo però, Swiffer, su solo. Molto comode queste feritoie, quindi uno dice, però è chiuso, non è mesh. Invece come mi giudichi il fatto che ormai utilizzano questo logo talmente stile minimal, quasi, non lo so, un marchio d'abbigliamento molto conosciuto, che sono talmente, un po' se la tirano, tipo sono talmente famoso che tu già dalla forma del logo capisci che è Cooler Master, non te lo devo più scrivere. Beh, io lo apprezzo molto, perché comunque ormai non c'è più questo enfatizzare tanto il brand, ma comunque fare una cosa che richiama il marchio, perché chiunque sta in questo mondo dell'informatica riconoscerebbe questo marchio senza troppi problemi, quindi secondo me è giusto che ci sia, anzi io l'avrei messo anche un po' più in basso proprio per metterlo meno al centro della scena, però ci sta, mi piace. Anche andiamo a vedere i tasti frontali, quindi troviamo due USB 3, ormai totalmente abbandonato le USB 2 frontali, il tasto di accensione appunto che ricorda il logo, il marchio di Cooler Master, illuminato tra l'altro, illuminato, quindi almeno si può anche al buio, insomma è comodo, il tasto del reset o in questo caso per lo switch dei LED perché ha un controller, e il Type-C comunque sia, che in questo case non era scontato. Non è il primo dove andiamo a vederlo, ma ultimamente sta prendendo piede il fatto del jack singolo, stile portatile, stile PlayStation 4, è PlayStation vero, 5. Che va poi a ricalcare, insomma, va a seguire la linea delle cuffie, che anche ormai le cuffie gaming, per adattarsi anche alle console, per essere più polivalenti, fanno comunque il jack singolo su una cuffia e vi danno lo splitter, lo sdoppiatore insieme se uno lo deve connettere a un PC. Però visto che i portatili da gaming e non utilizzano un jack solo, anche loro, anche sui case, ormai si vede nel front una presa singola. Su questo la console ha vinto verso il PC. Esatto. Andiamo a vedere la parte posteriore. Allora, il cestello dei dischi, sempre due dischi meccanici con appunto cestello in plastica per montaggio senza viti, perché questo si allarga, sistema, si stringe. Che dici? A me piace, perché comunque è più comodo di quelli che devi piegarli per farlo entrare, che spesso poi i rivettini saltano, invece in questo caso si allarga, si mette il disco e si stringe e si chiude. Il cestello per i dischi da 3,5 o da 2,5 è removibile, perché comunque sia, già avevo notato dall'interno che c'erano delle viti, quindi ci sono 4 viti sotto, anzi viti, attenzione, anche si toglie solo un lato, questo lato qui, quindi si tolgono questi, si rimuovono, si può togliere questo fianchetto, questo rimane fisso, che non va né a dar fastidio né al dissipatore comunque sia fronte alla 360, perché comunque sta in linea con il foro. Però di qua rimuovere questo può essere molto comodo, uno per il cable management, due se qui si va a montare un alimentatore, che sono quelli un po' più lunghi, quindi se uno gli va a riutilizzare, sì, e comunque o vecchi alimentatori, quindi vecchio stile, che li facevano comunque un po' più lunghi, poi sono riusciti comunque con la tecnologia a miniaturizzarli. È la prima volta che vediamo sto fatto dello smontabile solo sul lato. È vero, questa qui è una cosa nuova. Poi normalmente qui i soliti alloggiamenti per due dischi da 2,5 con gommini che si vanno a fissare qui, quindi è incastro, quindi senza troppi problemi. E un buono spazio per il cable management, devo dire, comunque parecchi occhielli dove andare a fascettare tutto il sistema. Questo svaso che si vedeva dall'altro lato, quindi questo mini scalino, fa sì che qui sia un po' più di spazio per fare un cable management per i 24 pin e per i vari cavi comunque che vengono dal front. Qui è abbastanza comunque, ma assemblatori esperti come te non serve il vano più largo. Esattamente. Da quest'altro lato invece troviamo che comunque c'è lo spazio largo quanto un dito, quindi comunque per i vari cavi c'è abbastanza spazio per riuscire a fare un cable management senza troppo impazzirsi, insomma, presso al cable management. I cavi del front, allora ho notato una cosa molto carina, che è, vabbè, il colore viola che va a comunque a ricordare anche il logo, quindi questo qui è una piccola chicca. Queste sono le cose che alla fine guardi solo te. Sì, però sai, l'USB 3 Cooler Master il violetto così ci sta. E il Type-C frontale, noto con piacere che hanno fatto un cavo leggermente più smooth, quindi l'hanno leggermente ammorbidito, perché è sempre molto rigido il Type-C frontale. Guarda che dettagli che mi vanno. Perché a forza di montarli, sì, e c'è comunque uno sdoppiatore, che in questo caso loro ti danno un controller mobile,
Non male come sistema, perché il tasto reset in questo caso si usa come switch, il controller mobile che va a sdoppiare con il tridente le ventole, comunque il controller del case, e è alimentato con il SATA. Allora, questo praticamente puoi anche bypassarlo, cioè puoi toglierlo e collegare il tridente direttamente alla scheda madre. Però se avete una scheda madre magari vecchia che non ha la presa ARGB, e ci dissociamo perché nel 2021 esatto, se non avete la presa ARGB cambiatela, mi dispiace, sì, so cattivo, ma è così. Questo coso può tornarvi. Allora, è molto comodo perché i vecchi controller, quelli così che ti davano insieme, non avevano la possibilità di connetterci il reset, quindi eri costretto a impostare un colore dal tasto e poi nascondere il controller all'interno del case senza possibilità di metterci mano. Invece così è un controller mobile, removibile, non fisso nel case, che però vi lascia la possibilità di controllarlo direttamente dal case, quindi il case vi va a fare da controller RGB. Questa cosa non è male, quindi devo dire, poi vabbè, il resto, pulsanti comunque d'accensione frontale, l'audio frontale, queste cose le conosciamo, tutto molto, le conosciamo standard, molto bene. Adesso lo accendiamo e vediamo comunque l'effetto. Che altro, c'è una ventola sola, quindi comunque andremo. Ma a me interessa il frontale, perché dovrebbe essere proprio il frontale la particolarità. Vediamo. Abbiamo scoperto, questo è il bello di case a braccio, non ce li studiamo prima, abbiamo scoperto perché non è né trasparente e né... Sì, pensavamo che il davanti fosse fumé, invece poi ci siamo resi conto che non lo era. Detto, strano che è totalmente chiuso, sì, c'ha le feritoie per comunque l'airflow, però diciamo, perché è tutto chiuso? Ormai si tendeva a fare una cosa trasparente, se metti le ventole si vede anche da davanti, e invece abbiamo scoperto, e comunque hanno fatto questo bellissimo effetto tridimensionale, moderno, perché dà effetto profondità, molto moderno, molto elegante, devo dire. Poi la ventola posteriore, sì, ci sta, te la danno, è una bella ventola, è di contorno. Poi se vogliamo vedere anche l'effetto delle ventole all'interno, sicuramente chi sceglierà questo case lo farà, potrà mettere tre ventole che le vedrà solo quando guarda il vetro, quindi vedrà l'interno e vedrà le... Però davanti a questo bellissimo effetto comunque, sì, che si può ottenere, devo dire che è fatto veramente bene. L'effetto tridimensionale poi lo vedrete comunque dalle inquadrature, praticamente hanno messo comunque un pezzetto di plexiglass con un led che percorre tutta la lunghezza e fa questa specie comunque di V, devo dire, molto bella, molto, queste ali, se vogliamo dire. Anche perché si è salvato un calcio d'angolo, perché sai, è una di quelle recensioni che dici, sì, c'è, però... Non sembrava troppo, non lo so, cioè non c'era qualcosa di troppo nuovo, ecco. T'avrei detto sì, 5,5-6, così guadagni almeno un punto, perché alla fine ti posso dire che vai a pagare per qualcosa e ok, pago per il frontale, perché okay, questo case, ve lo dico subito, costa al momento in cui stiamo registrando circa 105 euro su Amazon, circa 115 euro sul nostro sito. Potremmo dire perché sul nostro sito costa di più, noi l'IVA la paghiamo in Italia, ma è inutile che ve lo sto a spiegare, quindi è inutile. Alla fine quello che è andato a pagare non è tanto il telaio, non è tanto, ma è la novità del tipo di frontale, secondo me, perché abbiamo visto il competitor di Cooler Master fare case con questo tipo di telaio, con questo tipo di qualità, già a 75, 80, 70, 89, insomma in quella fascia là. In realtà sono quelle 20 euro, 20, 25 euro in più, dici, ma per che cosa sono? Ragazzi, sono secondo me proprio per il frontale. Quindi la linea è quella del Masterbox vecchio stile, che è piaciuta tantissimo negli anni passati. Il problema del Masterbox, dei Masterbox vecchi, è che erano completamente tappati e bruttarelli una volta accesi. Cioè in realtà erano più belli da spenti che da accesi. Invece qui è il contrario, cioè abbiamo la stessa linea Masterbox, però con la cura del dettaglio sul discorso delle feritoie, che però seguono l'andamento, la forma della V del case, e soprattutto questa cosa geometrica viene enfatizzata da questo effetto, vorrei dire quasi prismatico, dei LED all'interno. Esatto. È veramente bello. Poi vale 25 euro tutto sto archibugio qua davanti, questa è una cosa che è soggettiva. Beh, che voto gli dai a questo case? Complessivo gli do un 7. Un 7? Sì, anche io, forse anche un 7,5. Mi piace molto il fatto che hanno abbandonato un po'. Basta fare una cosa un attimo, no, un po' però, più estetica, lui scapoccia. No, capito? Mi piace il fatto che hanno abbandonato il lato, diciamo, oscuro e il lato posteriore, che erano arrivati a mettere sull'MB530 anche il vetro temperato di là, quindi rendendo comunque sia, dando un'importanza anche a quel lato, poi magari perdendosi su altre piccole cose. Invece qui sono tornati a rendere anonimo quello, perché hanno fatto un pannello normale. Di qua hanno migliorato l'aggancio del vetro, il frontale comunque hanno creato un doppio mondo, cioè da davanti si vede in un modo, da dentro si vede in un altro, e che una volta messe le ventole o un radiatore comunque si vedrà in un altro. Il fatto che hanno comunque grigliato il foro per l'alimentatore anche nella parte superiore a me piace molto,
e c'è abbastanza spazio anche nella parte superiore, quindi complessivamente si riesce a fare un ottimo cable management, un ottimo comunque sistema qui dentro. Per il prezzo che ha, devo dire, se la linea, perché poi il case va molto a gusto, se la linea vi colpisce, vi cattura, secondo me li vale sul centinaio, 100-110 insomma di media come prezzo, ci può stare. E serviva, mancava da parte di Cooler Master un po' un refresh, sì, una no? cosa su quella fascia specialmente, era un po' che li stavamo aspettando, era abbastanza. Ora speriamo che sia il primo di una lunga serie. A noi interessa sapere voi che cosa ne pensate, quindi mi raccomando, da oggi siete recensori per un giorno. Qui nei commenti, voto del case, pro e contro, motivate il voto che date, perché non scrivete 6 fa schifo, oppure non scrivete 8 è bellissimo, 3 mi fa cagare, no. Mettete date una cosa, insomma, secondo voi, in base all'inquadratura, in base a quello che riuscite a vedere, se siete d'accordo con noi o se volete aggiungerci voi altri spunti, quindi... Sì, anche perché sapete benissimo che le case produttrici seguono comunque i nostri video, quindi sappiate che Cooler Master leggerà i vostri commenti, non ci fate fare brutta figura. Ovvio. E niente ragazzi, quindi se vi è piaciuto questo video, naturale, lasciateci il like per questa serie di case. Abbraccio. È tutto, ci vediamo al prossimo case. Ciao! Ciao!